È partita la diretta. Questa sera parleremo insieme al dottor Lorenzo Gentile, responsabile tecnico del settore agronomico in Tecnazoo, e parleremo anche con Daniele Zaramella, che è il product manager invece, è quello che in Tecnazoo si occupa dello sviluppo dei prodotti, delle linee di prodotto, nel contatto con i fornitori. Tecnazoo da alcuni anni ha sviluppato questa linea che ha voluto chiamare il buon fattore, per differenziarla da tutto ciò che è il resto del core business Tecnazoo, cioè la produzione di integratori di mangimi minerali. Però visto che vogliamo affiancare i nostri clienti dall'inizio alla fine, ovviamente porre attenzione anche all'aspetto agronomico è un nostro dovere. Quindi ecco che alcuni anni fa, ormai penso 7, 8, 10 anni fa, Daniele, poi mi correggerai se sbaglio, però penso ormai da tanto tempo ci siamo proprio avvicinati anche a questo mondo, al settore agronomico. E proprio di questo parleremo stasera. In questo periodo, tra l'altro, sta uscendo anche la nuova rivista. Sapete che Tecnazoo da alcuni anni sta stampando delle riviste a cadenza bimestrale, indicativamente, dove si trattano sempre di argomenti relativi al periodo. Una rivista scritta dai nostri tecnici, dai nostri veterinari, dagli agronomi. In questo caso, la settimana prossima, ve lo do qua in anteprima, uscirà la rivista dal titolo Progetto Rimonta. Uscirà in versione cartacea, direttamente andrà casa dei nostri clienti, verrà spedita per posta. Se qualcuno non è iscritto alla mailing list, quindi non riceve questa rivista, lo può fare, cioè la può ricevere scrivendo direttamente in direct a Tecnazoo oppure tramite mail, chiedendo di essere inserito, e sicuramente arriverà quella cartacea. Invece mi spiegano che qua durante la diretta, adesso io controllo, uscirà nei commenti anche il link dove potrete scaricare la rivista proprio questa sera, quindi in formato elettronico. Ovviamente quella cartacea dà un po' più soddisfazione da leggere, quindi consiglio di farsela inviare, perché sennò quella digitale rimane un pochettino astratta. Però volendo la potete avere come anticipazione già questa sera. Quindi Progetto Rimonta sarà il titolo della prossima uscita. Il titolo di questa sera invece si capisce un po' anche dallo sfondo che mi hanno messo qua, un campo di sorgo. Il titolo di questa sera va dalla semina alla raccolta. Cosa vuol dire? Parleremo appunto di aspetti agronomici, di semina e di raccolta. In questo momento, in questo periodo primaverile, un po' piovoso in questi ultimi giorni, i due momenti si sovrappongono, no? Perché ci sarà la raccolta dei cereali autunno-vernili, dei loietti, a breve, appena smetterà un po' di piovere, avranno modo di crescere nel massimo splendore e quindi ci sarà la raccolta. La raccolta che sarà o affienata oppure insilata, no? E dall'altra parte, come secondo raccolto, tutti stanno pensando cosa faccio? Metto il mais, metto chissà che cosa, il sorgo. Ecco, parleremo proprio di sorgo questa sera. Per fare un po' di chiarezza su questo tipo di cultura, Tecnazoo ha una gamma ampissima di questi prodotti e quindi sicuramente ci sarà anche quello che si adatta alle caratteristiche di ognuno di voi. Parlando invece della conservazione, cioè di quello che avviene un po' prima, no? Adesso noi raccogliamo, poi facciamo un secondo raccolto e seminiamo. Ci sono due o tre slide da proiettare. Ecco, se me le proiettano, me le condividono direttamente da Tecnazoo, possiamo commentarle insieme. Tecnazoo da alcuni anni sta collaborando insieme a Atcon, che è una primaria ditta di produzione di additivi biologici e additivi chimici da utilizzare proprio nella conservazione. Ecco qua, per la conservazione dei foraggi. Quindi marchio tedesco, nostro partner, ditta molto affermata, con delle conoscenze e una tradizione dal punto di vista della conservazione dei foraggi molto importante, anche perché in Germania tutti ci insegnano che il tempo non è clemente come da noi, quindi hanno fatto di necessità virtù. E
e veramente hanno creato una linea molto interessante. Adesso io non voglio stare a tediarvi questa sera con tutti i prodotti che ci sono nel catalogo, perché diventerebbe antipatico, insomma non è la sede ideale. Tra l'altro, una domanda che vi pongo, potete rispondermi in privato, potete commentare qua, potete poi mandare dei suggerimenti. Ecco, è come rendere questi tipi di interventi, queste dirette interessanti, perché nessuno ha esperienza in questo tipo di lavoro, no? Abbiamo cominciato un po' a aprire gli occhi un anno fa, quando è stato il primo lockdown, quindi non ci sono dei veri esperti in questo settore. I veri esperti siete voi che seguite la diretta. Quindi nel momento in cui vi vengono delle idee, comunicatele a me direttamente, comunicatele in TecnoZoo, usate gli strumenti che più ritenete opportuni, ma fateci sapere che cosa vi servirebbe, quale argomento potrebbe interessarvi, la modalità della trattazione, perché a volte abbiamo cercato di approfondire, ma probabilmente non è la sede giusta. A me vengono delle idee a volte, quindi potrebbe essere il caso di fare, che so, delle piccole riunioni con 10-20 allevatori, agricoltori, insieme a un tecnico della Tecnozone, un esperto, dove in maniera molto, molto veloce ci si può confrontare, si può avere il parere dell'esperto, senza la remora di dover entrare in diretta a fare delle domande che magari qualcuno per riservatezza non vuole fare questo tipo di interventi, no? Quindi potrebbe essere un'idea anche quella di fare dei piccoli gruppi, delle piccole riunioni a tema molto specifico, magari non alla sera quando si è stanchi, ma in altri momenti per focalizzare in maniera importante alcuni argomenti. Quindi una scorsa veloce, se mi fate passare le diapositive in avanti a proposito degli inoculi. Ecco, TecnoZoo che cosa fa? Sta lavorando su due fronti fondamentalmente. Allora, con l'additivazione dei raccolti, quindi gli oietti, piuttosto che i miscugli di cereali autunno vermiglio, miscugli anche con leguminose, sta lavorando su due fronti, cioè l'aspetto microbiologico, con degli additivi biologici e con degli additivi chimici. Questa è la grande distinzione che c'è. Poi è compito nostro, compito del tecnico della TecnoZoo, andare ad individuare il prodotto giusto per il vostro, per il vostro foraggio, per il vostro alimento. Quindi, additivo biologico, per intenderci, che cosa vi arriva? Vi arriva una bustina da 100 grammi, un grammo per tonnellata di prodotto, l'impiego di questi impedentivi. Quindi quantità infinitesime sono dei batteri, dei lattobacilli fondamentalmente, che hanno bisogno di crescere all'interno della massa e svilupparsi per andare a creare delle condizioni ottimali di conservazione del foraggio. Quindi abbassano il pH fondamentalmente e creano acido lattico. In alcuni casi, in altri casi danno stabilità aerobica durante dopo l'apertura, quindi creando dell'acido acetico. Questa è un po' la linea di demarcazione con il conservante invece l'additivo chimico. L'additivo chimico va utilizzato in quantità di litri per tonnellata, un paio di litri per tonnellata di prodotto, quindi volumi un pochettino più grandi. È già pronto, quindi non va diluito come il prodotto microbiologico, perché l'additivo biologico ha un grammo per tonnellata, va comunque sciolto in acqua, no? Mentre l'additivo è già pronto. Ecco, la tabella, quella prima, eccola qua. Ecco, in base a questa qui, e in base alla sostanza secca del foraggio che dobbiamo andare a conservare, noi andiamo a scegliere il prodotto giusto da utilizzare. Molto spesso, soprattutto in passato, perché adesso si comincia ad apporre molta più attenzione. Molto spesso cosa succedeva? C'erano dei flop di questi prodotti, non funzionavano. Ma perché non funzionavano? Perché molto spesso il prodotto è utilizzato nelle condizioni sbagliate. Adesso cosa facciamo? Noi andiamo a considerare l'oiato insilato. L'oiato insilato, benissimo. L'oiato insilato, vediamo adesso se riusciamo a fare vedere, qua mi prendo anch'io il mio schema. Ecco, l'oiato insilato non si può trattare con tutti i tipi di prodotti. Andrà utilizzato il prodotto adeguato in base all'umidità. Quindi, l'oiato insilato, Cofacil Duo, che è il blu, e sono, è un inoculo batterico, quello da un'ottima da un ottimo supporto alla conservazione, ma dovrà essere utilizzato in quale range? Dal 20 al 40% di umidità del prodotto. Se noi andiamo ad utilizzarlo su umidità diverse, non funziona più.
L'altro additivo cos'è? Il cofacillato, un altro additivo microbiologico, però andrà utilizzato ad umidità un pochettino più basse, cioè se l'oietto è fatto direttamente magari e non preappassito, allora arriviamo al 20-25% di sostanza secca e quindi funziona quel tipo di batteri. Oppure il Cofacil Liquid, additivo chimico, quello verde è il Cofacil Liquid. Giusto per capire, ecco, che ad ogni prodotto deve essere associato l'additivo giusto, perché sennò si prendono delle fregature, detto in poche parole. Se fate vedere la prossima diapositiva, ecco, il Cofacil Duo è appunto un additivo biologico, una miscela che dà sia un abbassamento del pH, sia una stabilità aerobica nel momento in cui viene aperta la fossa. Un esempio. Poi andiamo avanti con... abbiamo scelto solo due o tre prodotti, quelli principali che possono essere usati adesso in questo periodo. Stabil. Lo Stabil va usato a sostanza secca molto elevata. Quindi dove? Sui fieni. Sui fieni può essere utilizzato come antimuffa. Sodio benzoato, sorbato di potassio, quindi è un'azione spiccata antifungina. Può essere utilizzato proprio sulla pressa con una speciale dosatore. Andando avanti. Il Cofacil Liquid dovrebbe essere il Cofacil Liquid, alla stessa maniera del Cofacil Stabil, tende ad abbassare il primo pH, un'azione anticlostridica, quindi da messo proprio sugli insilati quando l'umidità è un pochettino più alta. L'ultima diapositiva è giusto per far vedere il TT Tecnopump. Come si fa ad usare questi prodotti? Se si mette sulla pressa si utilizza un dosatore di questo tipo che va a spruzzare in andana il prodotto in maniera tale che quando poi viene inoculato ecco che svolge proprio la sua azione, e soprattutto Cofacil Liquid e Stabil, stiamo parlando di questi due prodotti in questo caso, perché se no sui trinciati con la trincia, ecco lì ci sono dei dosatori particolari che solitamente sono montati sulla trincia. Ma parliamo e passiamo all'argomento principale di questa sera, dove sono veramente gli esperti che parlano, no? Allora io lascerei adesso la parola a Daniele Zanamella, che per una carrellata sui prodotti TecnoZoo disponibili, no? Qua alle mie spalle abbiamo simulato un'ambientazione in un campo con del sorgo, del sorgo in questo caso da foraggio, mi sembra. Secondo me Daniele mi sa dire anche che tipo di che sorgo è, ecco, che sorgo... gli facciamo l'interrogazione, gliel'ho fatta prima, ha risposto, quindi gliela ripeto qua perché ah, certo, è sempre un piacere partecipare alle tue serate e ringrazio tutti coloro che stanno partecipando in videoconferenza al nostro meeting serale che ogni anno lo teniamo più o meno alle date di fine aprile, in prossimità delle semine. Per rispondere alla tua domanda, Giuseppe, quel sorgo è un sorgo di vecchio stampo, diciamo, un sorgo molto molto vecchio, si chiama Piper, prediletto soprattutto dalle aziende praticamente che fanno del fieno, perché è un sorgo molto sottile e molto foglioso. È una varietà molto conosciuta, penso, in tutta Italia, da nord a sud, credo. E quindi adesso noi presenteremo in questa mia presentazione, parleremo praticamente delle tecniche agronomiche, quindi le preparazioni del terreno, i diserbanti, l'irrigazione, poi parleremo anche di tutti i nostri prodotti che ogni giorno praticamente in azienda ne parliamo secondo le necessità anche specifiche dei nostri interlocutori e clienti, e quindi io passerei a vedere insieme la mia presentazione a riguardo. Allora, il sorgo si sta prendendo sempre più piede in questi ultimi anni, c'è sempre più richiesta, sempre più delucidazioni per fare questa tipologia di cultura per svariati motivi, vuoi il cambiamento climatico, vuoi dei fattori legati agli animali selvatici, vuoi proprio il razionamento comunque che cambia, che va avanti con una nuova introduzione di alcune tipologie di foraggio,
o vuoi per le rotazioni praticamente anche dei nostri terreni, visto che comunque le nostre aziende hanno comunque sempre più bisogno di questi prodotti anche da mettere in successione culturale. Allora, la prima, diciamo, diapositiva è praticamente legata all'inizio di tutta questa serata, la preparazione del terreno. Ognuno di noi sa che praticamente tutto quello che adesso diremo lo conosce da sempre, quindi la preparazione del terreno legata alla coltura del sorgo o si effettua tramite un'aratura seguita da un'erpicatura, oppure negli ultimi anni si sta sempre avendo una proiezione verso le minime lavorazioni attraverso delle dischiere o dei coltivatori combinati. L'importante è che in entrambi i casi il terreno sia il più fine possibile, perché il sorgo è una coltura molto sensibile nelle prime fasi di crescita, soprattutto nell'emergenza, quindi ha bisogno di un terreno molto sottile. Per quanto riguarda la concimazione, io prediligo naturalmente una concimazione organica che deriva dai nostri animali, quindi dell'etano e del liquame. Per chi non avesse questo tipo di prodotto, da utilizzare urea prima della semina, in modo da portare per ogni ettaro dalle 100 alle 200 unità di azoto, a seconda delle tipologie di terreno, e dalle 100 alle 150 unità di fosforo e potassio. L'azoto per il sorgo è un toccasana all'inizio, però potrebbe avere recargli anche dei problemi, perché la concimazione azotata, soprattutto se eccessiva, comporta a un allettamento, che può succedere che ci sia dell'allettamento delle piante, perché comunque diventano troppo vigorose, però potrebbero anche recare dei problemi ai nostri animali con dei nitrati che si portano in stalla, visto il breve periodo che resta in campo il sorgo. Quindi si potrebbero avere dei problemi di inappetenza, si potrebbero avere dei problemi di piedi rossi, dei mastiti dovuti ai nitrati che apportiamo nel terreno. Per quanto riguarda la semina, il sorgo ha praticamente svariati metodi di semina. Ci sono i sorghi da spalcio, i sorghi da granella, i sorghi da trinciato, però tutti praticamente non vanno seminati oltre i 5 cm di profondità. Quindi praticamente va seminato dai 2 ai 5 cm e non oltre i 5, perché comunque essendo una coltura estiva, in alcune casistiche si potrebbe riscontrare, dopo improvvisi acquazzoni seguiti da del sole, perché comunque siamo nel periodo estivo, a problemi di crosta. Quindi un problema molto grosso per il sorgo, perché la crosta superficiale gli reca molto danno, anzi proprio in emergenza. Fa fatica ad emergere, quindi a romperlo. Quindi bisognerebbe intervenire con delle altre lavorazioni, quindi si creano delle spese in più e dei risultati non ottimali. Per quanto riguarda la semina, si può seminare con le tre tipologie di macchine: la macchina da mais, la macchina da soia da barbabietola e la macchina convenzionale, che sarebbe la macchina da grano. Macchina da mais, tendenzialmente con interfilo 70-75, il sorgo va posto a 3-4 cm nella fila, dai 3 ai 5. Mentre con quella da barbabietola da soia dai 5 ai 7, e quindi con interfilo a 50, mentre con la macchina da grano ci sono più varianti. La macchina da grano sta prendendo molto piede, soprattutto sui sorghi da spalcio è sempre stata la prediletta, diciamo, perché comunque vanno messi molto fitti. Anche in quelli da trinciato si inizia a utilizzarla, fare qualche semina a pieno campo. Poiché ci sono poche registrazioni dei fitofarmaci, quindi in questo caso dei diserbanti, e poi seminandolo anche a pieno campo oppure a file intervallate, quindi una bocchetta aperta e due chiuse, oppure una aperta e una chiusa, si fa sì che il sorgo si copra molto meglio e quindi le erbe infestanti non vengano su, quindi riducendo le spese più o meno
A livello economico si risparmiano circa tra lavoro e diciamo, fitofarmaco, circa dai 100 ai 150 euro per ettaro se non si evita di fare il diserbante. Poi, comunque, il sorgo messo anche fitto funziona molto bene perché comunque copre benissimo la parte del nostro appezzamento, facendo sì che si ripari anche comunque dalle situazioni di siccità estive, perché comunque sulle piante quello che patisce, diciamo, la siccità non sono le foglie e gli steli, però comunque le radici. Quindi permette ai nostre tipologie di sorgo di crescere in modo migliore, tenendosi un'umidità, diciamo, verso il terreno. Naturalmente dopo la semina è sempre consigliata, soprattutto in estate inoltrata, praticamente nei mesi di luglio, tendenzialmente quando è più caldo, una rullatura successiva, permettendo così al seme di aderire perfettamente al terreno e quindi aumentare la germinabilità e ottenere un risultato molto molto più omogeneo. Così facendo si riesce a intervenire anche con i diserbanti in modo più consono, perché comunque soprattutto in post emergenza precoce dovuto alle graminacee, che dopo lo vedremo nello specifico nelle slide, va fatto entro le 3-4 foglie. Quindi recherebbe danno ai semi che devono ancora emergere. Parlando di irrigazione, il sorgo tendenzialmente è chiamato anche pianta cammello, nel senso che tende ad avere periodi anche molto lunghi senza acqua, quindi è una delle poche piante che hanno la stasi vegetativa, quindi riesce a resistere molti mesi anche senza l'acqua. Naturalmente, se gliela diamo, facciamo un risultato molto migliore, soprattutto in alcune varietà, soprattutto i granello o i brachizzati, che vanno per la maggiore in questi ultimi anni. Quindi vediamo nello specifico. Diciamo, l'irrigazione, il momento esatto è dopo la semina, in annate molto secche, quindi per farlo emergere tutto omogeneo, e nella fase di levata, quindi nell'irrigazione di soccorso, una o più volte, naturalmente a seconda del periodo in cui ci troviamo. Andando avanti, come infatti vi dicevo, il sorgo presenta la stasi vegetativa, che stasi vegetativa vuol dire praticamente un periodo in cui lui rallenta o addirittura ferma le sue fasi vitali per poi riprenderle in un momento più favorevole di disponibilità idrica, diciamo, che viene dal cielo oppure che gliela diamo attraverso, l'irrigazione. Come vi dicevo infatti anche prima, la pianta non soffre la siccità, dagli steli e dalle foglie, ma bensì dalle radici. Quindi, se lavoriamo bene nelle fasi iniziali di questa piantagione che noi faremo, il risultato naturalmente sarà migliore perché comunque non avremo alternanze di crescita oppure crescite ritardate, emergenze ritardate e tutte quelle cose. Se noi facciamo partire il sorgo tutto e subito, riusciamo ad avere praticamente che copra molto meglio il terreno e quindi c'è molta meno volatilità dell'acqua dalla terra, quindi si trattiene, in poche parole, si trattiene l'umidità e vive meglio, ottenendo la stessa cosa Daniele, migliore. Daniele, posso farti una domanda? Sì. Sì. Ma allora, se uno ha un appezzamento non irriguo, può rischiare di seminare sorgo o è una scelta azzardata? Una domanda sia per te che per Lorenzo Gentile, non so chi vuole Vai, rispondere, insomma. rispondo io tranquillamente, sì, si può rischiare tranquillamente di fare un prodotto in asciutta, perché nasce soprattutto per terreni marginali, sorgo, diciamo, è stato un ripiego per i terreni marginali, ottenere un ottimo risultato. Naturalmente va studiata con il tecnico di zona, oppure un tecnico, la varietà più indicata, perché alcune patiscono di più la siccità, mentre altre, le piante zuccherine, le piante da sfalcio,
patiscono molto meno la siccità. Quindi va fatto un ragionamento prima di praticamente prima di fare l'impianto. Dopo lo vedremo nello specifico. Noi già da tanto tempo abbiamo fatto uno studio che alcune piante resistono meglio al discorso della siccità, quindi le prediliamo in terreni più magri, e altre invece le prediliamo nei terreni più fertili, quindi in areali della pianura padana dove lavori te o dove lavora il dottor Gentile praticamente, quindi la parte del Bresciano, del Cremonese, tutte quelle zone lì. Ecco. Visto che hai nominato il dottor Gentile, se anche tu, Lorenzo, vuoi dire la tua esperienza sul pepe Allora, del sorgo. buonasera a tutti intanto. Sì, a tal proposito ci tengo proprio a precisare anche per quanto riguarda lo stress idrico, riferendomi alla domanda che hai posto tu prima, se vale la pena, tra virgolette, rischiare la semina della coltura del sorgo su terreni completamente asciutti, ma ancora più a rischio magari, dove proprio vuoi per tipologia, per struttura di questo terreno, lo stress idrico è ancora più invasivo, quindi tipicamente terreni sciolti, terreni sabbiosi, terreni di ghiaia dove proprio manca l'acqua e si fa sentire. La domanda è sicuramente sì. Il discorso è che, tra virgolette, forse anche paradossalmente, negli ultimi anni il sorgo si è un po' bruciato il mercato proprio perché in maniera quasi ostinata ci si andava a buttare sul sorgo in tutti quei terreni dove nessun tipo di coltura sarebbe stata in grado di completare un ciclo vegetativo in modo ottimale. Il discorso è sicuramente il sorgo ha una tolleranza alla siccità maggiore rispetto al mais. Ha un fabbisogno idrico del 30 anche 40% in certe varietà minore rispetto al mais, quindi sicuramente ha molte più garanzie, quindi assolutamente nei terreni in cui il mais non ha rese decenti, soddisfacenti, il sorgo è l'unica strategia possibile, è chiaro che non va abbandonato il suo destino. Come diceva giustamente Daniele prima, ci sono dei momenti in cui se c'è la possibilità di intervenire con l'irrigazione va fatto soprattutto perché andiamo a esprimere a pieno il potenziale produttivo che hanno alcuni ibridi sul mercato oggi che sono veramente eccezionali e se parliamo di biomassa paragonabili alle produzioni del mais, che però purtroppo vengono molte volte limitate proprio per questo motivo, perché si tende magari a seminare il sorgo con l'idea di lasciarlo al suo destino. Se riuscissimo a dedicare anche solo un quarto delle attenzioni che dedichiamo al mais, avremmo un potenziale produttivo penso del 30-40% superiore rispetto alla maggior parte dei sorghi che coltiviamo ad oggi. Comunque contenendo i costi in maniera importante rispetto alla semina del mais. Grazie Lorenzo. Proseguiamo con la nostra presentazione. Adesso parliamo di una parte praticamente molto delicata per il sorgo, il diserbante. Il diserbante tendenzialmente non va quasi mai fatto in pre-emergenza, perché comunque il sorgo manca di iscrizioni praticamente dei fitofarmaci che gli servono a livello di diserbante. Quindi va fatto quasi tutto in posto. Io prediligo due prodotti. Il prima Gran Gold, che è un prodotto vecchissimo ma che funziona molto bene, un graminicida praticamente, che va fatto entro e non oltre le quattro foglie, perché sennò si può recare danno anche al sorgo. Ecco perché è importantissimo che nasca tutto e bene. Mentre per quanto riguarda le foglie larghe, Casper oppure prodotti con principio attivo di gamba, che si possono fare dalle 4 alle 6 foglie oppure anche alle 8-10 foglie vere. Queste andranno a colpire tutti gli infestanti a foglia larga. Vi ho messo anche il discorso delle dosi per ettaro, perché vedo che c'è molto interesse da questo punto di vista, anche alle dosi praticamente in cui vanno utilizzati con i relativi bagnanti e anche con le relative quantità di acqua ettaro, perché comunque sono dei prodotti che vanno utilizzati con
dei grossi quantitativi d'acqua, quindi si deve bagnare molto bene diciamo, la vegetazione. Un risultato molto buono da addizionare oltre ai diserbanti è anche il discorso del concime fogliare. Il concime fogliare ho visto che nell'esperienza dell'anno scorso, anche di 2 anni fa, ha portato a un ottimo risultato addizionato al diserbante, quindi molte meno sofferenze da parte delle piante e anche naturalmente un vigore di partenza molto, molto meglio. Il pre-emergenza, come il mais, non è sconsigliato vivamente, anche perché sono quasi tutti prodotti antigerminanti, quindi hanno un effetto molto negativo, addirittura portano alla morte completa dei semi in emergenza, anche perché diciamo non germina più, quindi gli antigerminanti non vanno adoperati, quindi pre-emergenza sconsigliati vivamente. Comunque di volta in volta si può consigliare il discorso tecnico. Daniele, sì? Daniele, prima che tu inizi a parlare delle varietà, ci sono delle domande. C'è il signor Fortuna, Bruno Fortuna, che non conosco di persona, ma prima o poi lo conoscerò, perché è un affezionatissimo delle dirette, non ne manca una, non ne manca una. Penso sia un nostro cliente del Sud Italia. Certo, lo conosciamo. Tu lo conosci, io non ho la fortuna di conoscere. Anche io di persona, però il nostro collega Marco Pilocca, che lui fa il centro-sud, lo conosce molto bene, sono ecco, il nostro ecco. Cliente. Allora, cliente. Visto che ci ha posto una domanda, rispondiamo di Daniele, no? Molto volentieri. Allora, la temperatura giusta per la germinabilità ottimale del sorgo, ci chiede, e il periodo più giusto e la dose di seme per ettaro. Se vuoi fare un piccolo riassunto, così certo. Portiamo a casa qualche messaggio essenziale per poter seminare il sorgo domani mattina. No, domani forse no, però... Beh, lo vediamo comunque nelle slide prossime. Comunque, sì, vabbè, tu intanto lancia un po' l'idea. Per tutti i sorghi la temperatura del suolo ottimale è 16-17 gradi, sempre, la temperatura del suolo. Quindi lui inizia a partire 16-17 gradi. Il periodo più corretto, lì bisogna capire, nel senso che in base alla stagione che noi abbiamo, perché se guardiamo l'anno scorso, si iniziava già a metà aprile a mettere giù anche i sorghi da trinciato, eccetera, eccetera. Quest'anno un po' diverso, quindi tendenzialmente in annate, diciamo, normali sei a cavallo del 10 di maggio più o meno. Quella è settimana più, settimana meno, magari per il centro-sud si anticipa un po', per il centro-nord si posticipa la semi. E poi l'altra domanda, l'ultima, che non avevo capito. Il dosaggio lì cambia praticamente dalla tipologia di sorgo. Tendenzialmente i sorghi da sfalcio vanno seminati dai 35 ai 60 kg a ettaro, insieme al panico anche, che poi vedremo, mentre trinciato, sorghi da trinciato in piedi e granella, praticamente i prodotti brachizzati, i prodotti BMR, vanno seminati praticamente dai 10 ai 15 kg a seconda della tipologia di macchina e a seconda del terreno, come viene praticamente, e come viene dal punto di vista zolosità, se più o meno fertile, anche quelle cose lì. Grazie. Iniziamo a vedere i prodotti. Allora, nel nostro catalogo che proponiamo, abbiamo praticamente dei prodotti, dei sorghi da sfalcio in purezza, che poi vedremo, dei miscugli di sorgo da sfalcio, che sono tre, che vi presenterò tre prodotti stasera, due sorghi da trinciato che da tanti anni adoperiamo e funzionano anche molto bene, un sorgo da granella e un panico. Iniziamo col primo, il Karim. È un prodotto di introduzione che circa ce l'abbiamo da 3 anni, noi ci troviamo molto bene con questo prodotto, un prodotto da sfalcio, quindi in questa casistica è un prodotto che va dai 35 ai 60 kg a ettaro, a seconda di uno che utilizzo ne deve fare. Questo ha diversi utilizzi, il pascolo per primo, il fasciato, il trinciato preappassito e in alcune casistiche fanno anche il trinciato diretto. Questo è una tipologia di sorgo Sudan per bicolor, quindi molto resistente alle ruggini di fine estate, praticamente quando iniziano qualche ruggine magari in zone un pochettino più fredde,
È un prodotto praticamente con ciclo medio tardivo, con lo stelo sottile, medio sottile, diciamo così, molto foglioso. Tendenzialmente questo si semina a una media di 50 kg per ettaro. Il primo sfalcio, essendo un sorgo da sfalcio, quindi ci concentriamo sullo sfalcio, va fatto circa 50 giorni dalla seme, 50-60 giorni a seconda della piovosità del periodo, e poi 40 dal precedente. Due cose da tenere a mente: sorghi da sfalcio e i miscugli di sorgo da sfalcio vanno tagliati il primo taglio dopo il metro di altezza, perché comunque tendenzialmente possono avere dei fattori antinutrizionali. La taglia di questo sorgo è circa 2 metri, se lo lasciamo andare, però comunque se noi dobbiamo fare lo sfalcio per fare il fasciato, diciamo un metro e mezzo, tendenzialmente lo tagliamo, in modo anche le macchine in sé soffrano molto meno praticamente. Questa è una di quelle casistiche che, come dicevamo prima, nei terreni molto secchi va bene. La categoria sorgo d'asfalto e miscugli sorgo d'asfalto vanno benissimo nei terreni secchissimi. Quindi questo perché uno perché va seminato a pieno campo, quindi come dicevamo prima, le radici stanno più al fresco. Due perché sono dei prodotti che praticamente hanno una grossa stasi vegetativa che dopo ripartiranno praticamente quando arriverà la pioggia o l'irrigazione utile. Andando avanti, dall'anno scorso abbiamo introdotto un prodotto che si chiama Crea. Questo, in aggiunta agli utilizzi, fa anche il fieno. Se seminato a 60 kg per ettaro, fa anche il fieno. È un prodotto medio precoce, questo qua, quindi tendenzialmente viene un po' prima. Fa tutti gli utilizzi, pascolo, fieno, fasciato, trinciato, preappassito. E anche questo ha la stessa casistica dell'altro, quindi 60 giorni dal primo sfalcio, poi 40 dal precedente. Lì, in base a quando si semina, si fanno più o meno sfalci a seconda. Un'altra cosa interessante, ricordatevi che i sorghi, soprattutto quelli a sfalcio in cui andiamo a tagliarli con la condizionatrice, bisognerebbe tagliarli un po' più alti da terra, tendenzialmente in modo da non portare a casa ceneri, che comunque non sono diciamo, una cosa prediletta dagli animali, le ceneri nella terra soprattutto, e ricordatevi che i nitrati, soprattutto con concentrazioni molto abbondanti, sono radunati nel fondo della pianta, quindi sono tutti lì. Beh, anche i clostridi, no? Anche i clostridi, E anche Daniele. i clostridi, Vedi? esatto, e anche i clostridi. Tant'è che abbiamo parlato all'inizio del Cofacil Liquid, che ha un'azione anticlostridica molto importante e riconosciuta proprio da Atcon, studiata, fatto proprio per quello. Il discorso della clostridiosi, nel momento in cui il prodotto arriva in condizione di anaerobiosi, quindi all'interno della fossa piuttosto che all'interno della balla di fasciato, il clostridium, la spora del Clostridium ha le condizioni ottimali per potersi sviluppare. L'utilizzo di un Cofacil Liquid, quindi additivo chimico di Atcon, ci permette di inibire la crescita del Clostridium ed è una cosa molto molto interessante questa, perché poi è fondamentale per avere degli ottimi risultati e avere una mandria sana, poi perché sappiamo bene che danni può creare la Clostridiosi negli allevamenti. Tra l'altro io vedo che c'è anche collegato Pier Antonio Boldrin all'interno della nostra piattaforma. Se poi vuole intervenire anche lui nell'utilizzo, dando la sua impressione, la sua esperienza autorevole sull'utilizzo del sorgo in razione, lo aspettiamo, vediamo se poi può intervenire. Adesso ti lascio andare avanti, Daniele. Sì, no, effettivamente per il discorso clostridiosi ne stavamo parlando anche con diversi clienti le settimane scorse, forse qualcuno anche qua tra voi, nel senso che si faceva un pro e contro alla piena lavorazione del terreno oppure anche una semina su sodo. E in alcune casistiche, soprattutto visto che il frumento da foraggio ormai inizia a prendere tanto piede in tutte le zone, tanti optano praticamente, chi naturalmente irriga, quindi in condizioni di non rischio, diciamo così, optano a fare una semina su sodo dopo il frumento, diciamo, quindi a terreno pulito che sia stato trinciato, che sia stato sfalciato, comunque a terreno pulito,
Si parlava con i clienti di Mantova praticamente per optare alla semina su sodo, su prato esistente. Loro volevano farlo su un prato di medica vecchio di 5 anni e abbiamo optato a fare questo lavoro qua. Però comunque viene sempre prediletto dopo un cereale autunno-verlino. Dopo un cereale autunno-verlino è il massimo, perché dopo eventualmente sul prato è un po' più rischioso, perché comunque dopo riparte. Riparte un pochettino magari anche il prato in condizioni piovose, eccetera, eccetera, quindi tende a sporcarsi di più. Però sul frumento va benissimo anche la semina su sodo. Quindi meno che lo stridi durante le lavorazioni Ecco, agricole. Daniele, ho una domanda qua, no? C'è un nostro ascoltatore qua che ci chiede che cosa sono i clostridi. Praticamente i clostridi sono dei batteri che si trovano all'interno del terreno soprattutto e hanno la capacità di creare delle spore, quindi creano un guscio intorno alla loro struttura e rimangono inerti anche in condizioni non ottimali. Nel momento in cui trovano la condizione ottimale, loro si sviluppano e sono produttori di tossine molto, 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 molto velenose, quindi per gli animali, creano in casi molto gravi, bloccano proprio la respirazione dell'animale, quindi sono dei danni molto, 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 molto importanti. Giusto per dare un'indicazione di cosa sono i clostridi, però beh, è un argomento abbastanza complesso da trattare anche in sede veterinaria, quindi magari lo approfondiremo in un'altra sede. Era giusto per dare un'indicazione. Certo. Bene, passiamo ai miscugli di sorgo. Noi ne abbiamo tre. Questo ho voluto metterlo, il Forza 3, che è un prodotto che abbiamo dall'inizio, da circa 8 anni, praticamente che è una consociazione tra due sorghi foraggeri più la leguminosa, la Vigna Semensis. Abbiamo una versione di questo prodotto qua che si chiama Forza 3P, che è molto richiesto dai nostri clienti, soprattutto per la zona dell'EFA. Abbiamo creato un prodotto, noi diciamo della parte tecnica di questo settore, abbiamo creato questo prodotto che si chiama, come vi dicevo, Forza 3P, che ha il 53% a cartellino di leguminosa. Quindi tendenzialmente va bene anche per la zona EFA. E questo qua gli possiamo fare tutti gli utilizzi. Possiamo fare il fieno, il fasciato, il pascolo, il preappassito di trinciato e anche il trinciato diretto, perché io ho alcuni clienti che lo mettono un po' meno fitto, quindi sui 40 kg per ettaro, e lo trinciano diretto, aspettandolo a 90 giorni praticamente. Tu lo aspetti un poco di più e riesci a farlo anche praticamente trinciato diretto. In alcune casistiche si fa in modo che magari alcune aziende adoperano una parte di sorgo da trinciato, proprio trinciato in sé, quello da 10-12 kg, che vedremo dopo, e in modo da tagliare tutto insieme, aspettano anche questo 90 giorni e sono a posto anche col discorso della zona dell'EFA, che è da ricordare, la zona dell'EFA è quella che durante la nostra parte di PAC, sarebbe il 5% della nostra superficie, è quella che non si può diserbare, quindi andare a portare dei fitofarmaci. Quindi questa tipologia di variante può essere molto interessante, però allo stesso modo deve avere almeno il 53% di leguminosa presente all'interno per metro quadro. Bisogna ricordarsi questa cosa qua, per metro quadro. Non basta solo averla a cartellino, ma anche per metro quadro. Quindi una predominanza assoluta di leguminosa. E quindi qua succede questo, c'è una predominanza di leguminosa e poi il sorgo prenderà il sopravvento, ma comunque per metro quadro c'è la predominanza della leguminosa, studiato appositamente per quella cosa lì. Anche questo è un prodotto molto interessante, molto molto interessante, che negli ultimi anni lo propongo e lo proponiamo anche col servizio tecnico di TecnoZoo in modo assiduo, perché uno lo mettiamo dopo le granelle, quindi dopo l'orzo da granella, dopo il frumento da granella, perché è un ciclo medio precoce, e anche questo c'ha tutti gli utilizzi, possiamo fare del fasciato, del trinciato preappassito e anche dell'insilato diretto. E funziona molto bene anche perché seminando lo stretto, questo non si va a diserbare. Quindi aspettandolo ai 90 giorni si può anche insilare diretto con una produzione molto molto soddisfacente. Dopo bisogna ricordarsi anche un'altra cosa. I sorghi d'asfalcio, soprattutto questa tipologia di miscuglio che è stata fatta apposta
per avere tutti gli utilizzi, perché all'interno dell'energia doppia ci sono una miscela di due sorghi, quindi un sorgo zuccherino normale e un sorgo zuccherino BMR. Abbiamo uno, dal punto di vista qualitativo, una cosa migliore, perché comunque ha più basso contenuto di lino. Due, praticamente, la particolarità di questa tipologia di sorghi è che, essendo Sudan per bicolor, oppure bicolor per bicolor, quando si allettano, eventualmente dopo dei grossi temporali, si rialzano. Dopo 3 giorni tornano com'era. Quindi anche la soddisfazione di diversi allevatori, perché io, andando sempre in azienda tutti i giorni e parlando con tutti i nostri clienti, eccetera, eccetera, tanti mi dicono si è allettato tutto dopo quel temporale, quella burrascata lì, e dopo 3 giorni torna com'era. Quindi un risultato di super soddisfazione senza perdere del prodotto, oppure avere un prodotto scadente perché si era allettato. Anche questo, come il carima che parlavamo prima, si può fare praticamente lo sfalcio a 60 giorni dalla semina e gli altri a 40, che dopo va fatto o il fasciato o il trinciato preabbassito, aspettando da 90 giorni, quindi facendogli aumentare la sostanza secca in campo, lo inseriamo anche diretto. E questo si adatta a tutte le zone climatiche. Pino Plus invece, anche questo è un prodotto molto molto interessante, perché questo oltretutto è strutturato da sorghi molto sottili più il miglio perlato. Il miglio perlato è un prodotto, una graminacea, che è molto ricca di proteico praticamente, quindi ha dei punti di proteine in più. Fino Plus infatti si chiama così perché si utilizza principalmente per il fasciato, ma anche chi vuole affinarlo mettendolo più fitto, viene fuori un risultato di estrema soddisfazione. Oltre al beneficio qualitativo che possiamo avere dalla pianta del miglio abbinata a quella del sorgo. Quindi pensatevi, due specie in competizione, uno producono di più, e dal punto di vista qualitativo, quindi gli zuccheri del sorgo più un po' di proteina che te la porta anche il miglio, viene fuori un prodotto molto 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 interessante. E va bene per tutte le zone, anche chi è obbligato magari a fare del secco, come le zone parmigiane, che devono fare per forza del secco. Anche questo, come l'altro, come gli altri, è sempre una semina in base sempre all'utilizzo, quindi vai dai 40 ai 60 kg per ettaro. 60 kg se devi fare del fieno, 40 se devi fare del fasciato o del preabbassito. Andando avanti, inizia il panico, che è l'ultima cosa da sfalcio che abbiamo noi, l'ultima cultura da sfalcio che abbiamo nel nostro catalogo. Il panico, diciamo, è una graminacea apertamente estiva, un prodotto, diciamo, una graminacea da fare del fieno, tassativo del fieno, molto sottile di gambo, consigliato mettere abbastanza fitto, quindi dai 50 ai 60 kg per ettaro, molto foglioso, ed ha delle produzioni anche molto elevate, quindi siamo nell'ordine mediamente dei 70-80 quintali per ettaro di fieno. Essendo un cereale minore, il panico va collocato anche nel bestiame di asciutta e le manze, e inoltre va benissimo, c'è un'epoca di semina molto ampia che va praticamente da diciamo i primi di maggio fino alla fine di luglio, quindi anche dopo i cereali autunno vernini da trebbia si può fare tranquillamente, e ottenendo un fieno molto molto interessante, precocissimo naturalmente, 50-60 giorni. Anche questo necessita di irrigazione di soccorso in caso di estate torride. È un prodotto, come già detto, che si può tranquillamente dare davanti lungo oppure da carro. Bisogna stare attenti naturalmente a non tagliarlo troppo vecchio, perché tagliandolo troppo vecchio lignifica, quindi appena si vede che inizia a fare le prime spighe si taglia, perché così lo portiamo a casa dal punto di vista qualitativo un prodotto buono. È un prodotto che praticamente ci può dare una mano se abbiamo bisogno di fieni poveri di potassio, soprattutto emigrati, e questo ci dà una mano. Passiamo ai sorghi da trinciato. Il nostro cavallo di battaglia da tanti anni, il Trisperfetto, che io lo propongo tornando al discorso iniziale, nei terreni magri, ma anche in quelli, diciamo, quindi
terreni sabbiosi, terreni molto sciolti, va benissimo questo prodotto qua. È stato strutturato da ibridi zuccherini. Inizialmente il Tris partiva con un concetto di diverse altezze, quindi la pianta più alta è circa 3 metri, quelle altre sono dai 2 metri, 2 metri e mezzo, fino alla più piccola che è circa 1,80 m. Con le tre diverse altezze lui si tiene tutto bello in piedi, quindi fa molta fatica ad allettare, dà un risultato di grande soddisfazione nei terreni magri, quindi nei terreni magri dopo una pioggia, un'irrigazione di soccorso riesce a ripartire e a recuperare il perso dopo la stasi vegetativa. È un prodotto per rispondere al cliente di prima da 10-12 kg a ettaro, a seconda di con che macchina lo semi. E dà un risultato di grande soddisfazione, cioè sei nell'ordine dei 400-500 quintali per ettaro di prodotto. È un prodotto che praticamente va insilato circa a 90-100 giorni dalla semina, quindi lo portiamo a casa anche bello asciutto, perché comunque supera tranquillamente i 25% di sostanza secca, che non è però comunque la varietà che vedremo dopo, che è il Duolif che c'è all'interno del brachizzato, quello raggiunge anche e supera il 30% di sostanza secca, e questo è particolarmente indicato per le zone che vi dicevo prima, terreni marginali e mari, abbastanza secchi. Si può fare l'epoca di semina, anche questa ce l'ha molto lunga, quindi fino ai primi di luglio va benissimo a seminarlo, va benissimo a seminarlo. Anche questo tendenzialmente ho fatto delle prove l'anno scorso con dei miei carissimi clienti di Udine, che abbiamo provato da loro a fare una semina semicombinata, quindi preparazione e semina a pieno campo, quindi l'abbiamo messo a 11,3 kg a 12 kg a ettaro, e abbiamo visto che anche questo, con questo sistema, fa sì che uno si ripari molto di più dalla siccità, due per il discorso del diserbante, quindi non avere lo stress di intervenire, mi scappa le 3 foglie, non nasce tutto, eccetera, eccetera. Se lui copre bene, viene fuori un risultato ottimale praticamente. Quindi anche questo in semina fitta, quindi a pieno campo, può andare bene. Nasce comunque dalla semina a 50, quindi ci sono alcune casistiche che bisogna intervenire con una sacchiatura, perché magari il terreno è troppo magro, quindi va aggiunto del nitrato ammonico durante la fase, oppure chi praticamente necessita di fare i canali per l'irrigazione e lo scorrimento va messo comunque a 70 o 75, quindi si può mettere in tutti gli utilizzi, da largo 75 fino a pieno campo, tranquillamente. Poi sono piante BMR, quindi abbiamo la parte maggiore, il 70% di questo miscuglio, anzi l'80% di questo miscuglio è BMR, quindi a tre diverse altezze, quindi a basso contenuto di lignina. Poi una pianta non BMR che gli fa la impalcatura, quindi è quella più resistente, che sfavorisce, quindi evita proprio l'allettamento, il discorso dell'allettamento. Passando al prodotto dopo, il prodotto dopo è uno di ultima introduzione. Duolif è nato praticamente. Sì? Daniele, scusami, ti interrompo Sì. perché c'è una domanda. Il Tris perfetto va bene anche perché segue disciplinare biologico, può essere usato in deroga o no? Mi chiedono. Allora, le nostre varietà, anche insieme al dottor Gentili, avevamo deciso a suo tempo di fare i prodotti sia trattati che non trattati, per coprire anche le necessità delle aziende biologiche. Quindi, ad esempio, il Carim che abbiamo visto prima, ce l'abbiamo trattato e non trattato, che si può andare in deroga tranquillamente. Il Duolif che andremo a presentare si può fare trattato e non trattato per la deroga, il panicolo stesso, e su richiesta tendenzialmente riusciamo, naturalmente prendendoci per tempo, questo i miei clienti che mi conoscono da anni lo sanno,
prendendoci quel tempo, riesco a procurare anche le varietà, praticamente la composizione del miscuglio, praticamente, e riesco a farglielo fare anche non trattato. Quindi sì, l'importante è che venga detto un pochettino per tempo, perché magari non ci sono, non sono magari disponibili immediatamente, però comunque noi in casa abbiamo fatto quella scelta lì di tenere anche tutte le varietà anche non trattate, quindi e comprensive di miscugli, quindi abbiamo i miscugli anche non trattati, certificati non trattati, c'è scritto proprio a cartellino. Certo, quindi confermi che su ordinazione, quindi su ordinazione, facendo un piano culturale per tempo, si riesce ad avere anche tutte queste varietà in deroga da utilizzare anche nel biologico. Certo, Quindi su anche chi ordinazione. è biologico lo può fare tranquillamente. Basta avere la tempistica giusta, poter fare le cose con calma. Da un giorno con l'altro magari siamo in difficoltà, non è detto però. Potremmo anche esserlo, però programmando bene le consegne, sicuramente riusciamo a soddisfare anche l'esigenza di chi è biologico. Comunque i tre quarti dei nostri prodotti, praticamente proprio i tre quarti, abbiamo sia la versione convenzionale che la versione non trattato, quindi penso, a richiesta, perché ce li abbiamo comunque disponibili, non è un problema, basta a richiesta. Grazie, grazie. Quindi andando avanti, parliamo del Duo Leaf, che è un prodotto di recente introduzione. Duo Leaf è stata una pianta che praticamente mi ha interessato subito. Perché comunque è composta da un sorgo brachizzato BMR, con fibra BMR, è un prodotto praticamente alto circa 1,80 m, con le foglie molto larghe, e gli internodi molto corti, e un fusto molto grosso, quindi risulta essere un prodotto inallettabile. Miscelato insieme a un prodotto zuccherino, quindi c'è più competizione e si alzano molto di più da quel punto di vista lì. Quindi avremo una pianta che è circa 2 metri, quella zuccherina, e 1,80 m, quella brachizzata. Questo è un prodotto da utilizzare in condizioni di fertilità, quindi in aziende dove la sostanza organica non manca, e anche l'irrigazione. Questo è un prodotto per quella casistica lì. È stato fatto per quello, perché esprime il massimo della sua potenzialità da questo punto di vista. È un pochettino più Quindi, caro. Daniele, c'era una domanda prima che avevo un attimino messo da parte per fartela poi successivamente, no? Chiedevano cosa consigliamo, no? Il sorgo di media altezza oppure quello altissimo. Mi pare di aver capito che la scelta varia molto in base al terreno, in base all'areale, in base alle esigenze Certo, ad esempio dell'allevatore, ecco. tu la parte, diciamo, dividendola un pochettino, tendenzialmente la parte est, diciamo, predilige di più i prodotti tipo il Tris Perfetto, perché comunque ci sono terreni più magri. La parte ovest, ad esempio, l'areale lombardo, soprattutto quello lì, predilige prodotti tipo questo. Infatti abbiamo introdotto anche la coltura in purezza da solo e brachizzato da solo per quel motivo lì. Ecco, e Lorenzo Gentile, il dottor Gentile, ci può portare qualche esperienza a riguardo? Lui che lavora nella zona della Lombardia, Lombardia centrale, Lombardia alta, quindi è anche in Piemonte, no? Mi pare comunque zona nord Italia. Sicuramente tu, Lorenzo, hai usato il Duo Leaf o anche il Tris Perfetto, mi pare, in tanti tuoi clienti. Hai qualche osservazione da fare a tal riguardo? Sì, allora li abbiamo testati praticamente tutti nelle più svariate condizioni. Il discorso qual è? Come diceva giustamente anche prima Daniele, è fondamentale scegliere il prodotto giusto in base alle condizioni del terreno, ma soprattutto anche poi in base all'utilizzo che andiamo a fare. E qua mi ricollego anche un attimino, rubo qualche minuto tornando al discorso dei Sudan, quindi dei sorghi da sfalcio. Così come per i sorghi integrali da trinciato diretto, ma a maggior ragione su quelli da sfalcio, l'importanza di scegliere la varietà corretta, la varietà migliore per le proprie esigenze. Perché se per il centro-sud Italia, comunque tutto l'areale del centro-sud, è molto più semplice la fienagione, e quindi i tempi di appassimento sono inferiori, nelle nostre realtà purtroppo non ci sono sempre le condizioni climatiche tali da poter effettuare
il foraggio secco. Quindi molte volte si parte con l'idea di ottenere un prodotto finito che poi non è quello migliore. Quindi il mio consiglio è scusate il gioco di parole, consigliare la varietà migliore, di partire già con un'idea di quello che si vuole fare. Quindi se si vuole ottenere il fieno, concentrarsi esclusivamente su quelle due o tre varietà che ci sono sul mercato, che noi proponiamo a catalogo, che ti danno maggiori possibilità di affinare il prodotto. Se si vuole fare fasciato o trinciato preappassito, puntare a un altro tipo di prodotto, così come se si vuole fare l'insilato diretto. L'epoca di sfalcio, quindi il momento migliore per andare a prendere il prodotto, anche questo è un punto fondamentale, soprattutto perché già se mettiamo in conto di avere tanti giorni di appassimento in campo, andremo incontro sicuramente a un calo dei nutrienti. A maggior ragione dobbiamo cercare di ottimizzare quella fase, quindi lavorando il più possibile con condizionatrici, cercare di trovare la soluzione migliore, come dicevo prima, con le mie varietà, ma ottimizzare anche il momento dello sfalcio. E per quanto riguarda i sorghi da insilato diretto, magari lo vediamo più tardi, però per quanto riguarda quelli da sfalcio, Daniele giustamente prima diceva, non dobbiamo anticipare troppo il taglio, quindi sempre oltre il metro d'altezza per un discorso legato alla durrina, legato a questo principio cianogenetico che potrebbe creare problemi, ma che poi in realtà con l'appassimento non c'è più, ma non dobbiamo neanche eccedere troppo di contro nell'altezza di taglio. Quindi il mio consiglio è di restare, per quanto riguarda tutte le varietà da sfalcio, a un'altezza che va dal 1,50 m al 1,80 m. In questa fase, che coincide all'incirca con circa 60, massimo 70 giorni dall'emergenza della coltura, è il momento migliore in cui noi ottimizziamo il contenuto energetico e il contenuto proteico. Quando Lorenzo parli di preappassimento, da un punto di vista pratico, a che umidità intendi arrivare idealmente per ottenere i migliori risultati? Perché io parlando con tanti agricoltori, allevatori, trovo delle opinioni diverse. C'è chi, parlando un po' in generale, di pienagione, non solo per quanto riguarda il sorgo, no? Però c'è chi fa il preappassimento, intende taglia, andana e il giorno dopo Porta a trincia, casa. porta a casa. C'è chi lo porta ad asciugare per 3, 4, 5 giorni, quasi ad ottenere quasi fieno. È sempre preappassimento, però c'è una grossa variabilità in mezzo. Allora, Tu cosa diciamo ne che pensi? tutte le tecniche di fienagione, veramente, a parte che sono tantissime, in ogni realtà, in ogni azienda agricola c'è la sua, quindi è veramente difficile dare una linea guida. Personalmente preferisco, se parliamo di fieno fasciato, un prodotto piuttosto asciutto che troppo umido, quindi, ma più che altro anche per un discorso di movimentazione, di gestione poi del ballone fasciato, perché è troppo pesante. Diventa anche poco pratico, e anche per quello che poi possono essere i problemi legati alle fermentazioni anomale nel caso in cui il consumo non sia veloce. Mentre per quanto riguarda il discorso di preappassito ma trinciato, quindi sfalciato in campo con la rotante, appassito e poi trinciato col pick-up, diciamo che il range dovrebbe essere sempre quello che va dal 30 al 40% di sostanza secca, personalmente, non oltre, perché le difficoltà poi sono in termini di compressione, quindi di gestione del nostro prodotto in trincea e di conseguenza anche di come possono esserci complicanze dal punto di vista fermentativo, e troppo umido nemmeno, perché avremo delle perdite di percolamento e quindi anche di lavamento di sostanze nutritive. Grazie. Daniele, a te la parola, puoi Sì, continuare con la tua finito carrellata. questo prodotto qua, un prodotto effettivamente anche questo che ha le diverse casistiche di semina praticamente, perché comunque anche questo si può fare a pieno campo oppure con i diversi interfilli visti prima, un pochettino più tardivo, un pochettino più tardivo. Anche queste sono piante fotosensibili, quindi praticamente durante l'estate se accumulano energia dal sole, quindi in condizioni diciamo di fertilità o meno, crescono di più o di meno. Quindi praticamente vuol dire che
meno accorciano il ciclo, migliori sono le condizioni, allungano il ciclo, peggiori sono le condizioni. E questo vuol dire anche il discorso della fotosensibilità. Muove questo nell'areale in cui i terreni sono fertili, questo va benissimo. E anche la cultura in purezza di questo. Finendo, il sorgo da granella. Il sorgo da granella è stato riscoperto negli ultimi anni quando si è iniziato a parlare comunque di magari di rotazione, di diabrotica, di tanti problemi del terreno, magari delle fumonisine sulla granella di mais, delle fumonisine su alcuni pastoni, delle aflatossine e quelle cose lì. Questa tipologia di sorgo, Granella Express, che noi lo adoperiamo ormai da sempre, è un prodotto bianco, senza tannino, è un prodotto che viene cercato un metodo a terra, quindi anche molto facile da trebbiare, perché questo è un prodotto da trebbiare, e viene a 50-60 giorni dalla semina, già fa la fioritura, e poi la maturazione in base alla stagione in cui ci troviamo, quindi tendenzialmente sui 90-100 giorni riusciamo ad accoglierlo. Diverse aziende stanno toccando con mano praticamente il discorso anche di pastonarlo, questo prodotto qua. Il pastone di granella di sorgo lo facciamo in alcune aziende, soprattutto in aziende che hanno terreni molto sciolti e problemi di aflatossine e DO, anche perché questo prodotto non ha questa tipologia di malattie fungine, è molto resistente, anzi praticamente non le possiede, e in più praticamente dà dei risultati dal punto di vista di amido molto interessanti e anche dal punto di vista di produzione. E quindi in cultura anche, in cultura non irrigata, tanto per fare qualche esempio, l'anno scorso in cultura non irrigata sul terreno di ghiaia abbiamo fatto circa 80 quintali per ettaro di questo prodottino qua. Quindi è un buon prodotto. Mediamente, che vada male, 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 ne fai da 40 ai 50, che vada proprio male. Dopo ci sono annate come l'anno scorso eccezionali che superi gli 80-90 quintali a ettaro. A seconda di quanto, dopo anche l'umidità, anche quella influisce, comunque tendenzialmente a 31 di umidità porti a casa quei quintalaggi lì, parlando di pastone. Poi, naturalmente, di conseguenza la granella. E questo va messo anche questo con le diverse tipologie di macchina e con i diversi chili per ettaro, anche questo a pieno campo. Questo tendenzialmente si cerca di metterlo più fitto. Buona norma anche di dargli dell'urea a spaglio, praticamente, per chi deve fare oppure insacchiatura se c'ha l'interfilla, in modo da aumentare il peso del panicolo, quindi avere un panicolo uno più completo e uno più grande, quindi aumentando la produzione in quel caso lì. Questa è l'unica casistica in cui io consiglio tranquillamente dai 2 ai 4 quintali di urea per ettaro, o a spaglio se è seminato a pieno campo, o lungo la fila se è seminato in interfilla. E posso garantire che il risultato è comunque eccezionale praticamente di questa cosa qua. Facendo Tu questo. Lorenzo hai esperienze da portare in questo senso, anche dal punto di vista economico, no? La valutazione economica, quindi la fattibilità della granella sotto forma di pastone o sotto forma di farina, il vantaggio dal punto di vista zootecnico, l'assenza di micotossine, di aflatossina nello specifico e proprio anche l'aspetto economico. Quanto può valere, che vantaggi dà, e dal punto di vista nutrizionale sugli animali, visto che tu ti occupi comunque anche di nutrizione, volevo sentire anche il tuo parere. Allora, il discorso economico è sicuramente un discorso che tocca tutti nel vivo, no? È alla luce del sole perché i dati per quanto riguarda le superfici ad oggi coltivate a livello europeo a sorgo sono sempre in aumento, per cui sta prendendo sempre più piede. I vantaggi sono molteplici. Abbiamo visto quelli agronomici perché ci costa meno se lo paragoniamo ad altre colture estive storiche come il mais. Ha un vantaggio, come dicevi giustamente te adesso, Giuseppe, dal punto di vista sanitario, perché è meno soggetto a fitofagi, è meno soggetto a malattie fungine, per cui, soprattutto per quanto riguarda problematiche e tossine legate al genere Fusarium, siamo molto più tranquilli rispetto al mais. E economico, un'altra volta, perché usciamo adesso da un periodo
veramente tra i più critici negli ultimi anni. Per quanto riguarda la speculazione delle materie prime, siamo costretti ormai da inizio 2021 a ricorrere a diversi magheggi a livello di formulazione delle diete, soprattutto per quanto riguarda le vacche da latte, perché ci troviamo di fronte a prezzi veramente importanti, non solo più per quanto riguarda i proteici, ma anche per quanto riguarda i cereali. Oggi il mais è quotato su Milano a più di 26 euro al quintale, una cifra che è veramente importante ed era un po' di anni che non arrivava a toccare certi valori. Per cui il vantaggio di avere a livello aziendale un prodotto che possa compensare questo aumento dei costi delle materie prime, che sono fondamentali comunque nell'alimentazione oggi, secondo me non ha prezzo. Difatti abbiamo tanti clienti che benedicono il fatto di aver fatto tanto pastone di mais piuttosto che pastone di sorgo, proprio per questo motivo, perché ad oggi hanno un'incidenza economica nella loro razione, per quanto riguarda la quota di amido, decisamente inferiore rispetto a chi deve comprare farina o granella di mais sul mercato. A tal proposito, il sorgo diventa strategico su tutti e due i fronti, sia nel caso in cui lo vogliamo trebbiare e ne utilizziamo la granella macinata, quindi come farina, sia nel caso in cui lo vogliamo trebbiare e poi sulla granella umida andiamo a effettuare un pastone. Noi li abbiamo provati in entrambe le soluzioni e devo dire abbiamo sostituito anche quasi totalmente la quota di amido apportata dalla farina di mais e dal pastone di mais. C'è da fare un piccolo inciso, nel senso che ha una differenza in termini di fermentescibilità l'amido che andiamo ad inserire, per cui va dosato con attenzione. Sarebbe meglio anche inserire, quando andiamo a sostituire una quota importante superiore al 50% rispetto al mais, dell'amido più fermentescibile, tipo sotto forma di fiocco di mais, di orzo farina, di frumento farina. È chiaro che non è questo il periodo, perché adesso ci costerebbe troppo, però in una situazione stabile dal punto di vista dei mercati, questa sarebbe la collocazione ideale. In realtà, come queste, in cui invece ne facciamo più un discorso economico, quindi inseriamo per esempio la farina di sorgo per abbassare un pochettino il costo razione per quanto riguarda l'apporto energetico, possiamo tranquillamente inserirlo anche nell'ordine di 50-60% rispetto alla farina di mais, senza avere nessun calo delle performance. E questo lo posso assicurare, lo può testimoniare chiunque in questi anni con me o con altri colleghi l'ha provato, per cui mi sento veramente di dire prendetelo in considerazione sia in termini di acquisto, ma soprattutto come prodotto aziendale, quindi investendo un po' di superficie a sorgo da granella per poi utilizzarne la farina o eventualmente farne pastone. Grazie Lorenzo. Sapevo che sei ferrato su questa materia, perché No, anche diciamo. perché ti dico, bisogna saperli fare i conti, no? E in azienda noi cerchiamo di farli il più preciso possibile, però gli allevatori li fanno ancora più precisi di noi. E quindi sono situazioni che bisogna affrontare quotidianamente. E ho visto proprio in questo periodo persone molto più rilassate, molto più tranquille, proprio perché avevano in casa delle scorte maggiori sia di sorgo come pastone, come farina, ma anche come mais stesso per delle scelte agronomiche, perché comunque ancora la maggior parte l'utilizzo di pastone di mais, veramente dormire sogni un po' più tranquilli. Quindi Sì, assolutamente sì. è un po' la linea che stiamo seguendo da anni, no? Quello di rendere i nostri clienti il più autosufficienti possibile dal punto di vista dell'approvvigionamento degli alimenti. Le vacche sono dei trasformatori da vegetale, creano il latte, che è un alimento nobile di origine animale, no? Quindi questo processo di trasformazione, se parte da un'autosufficienza per quanto riguarda l'aspetto dell'alimentazione, sicuramente ne trae grande vantaggio, perché riusciamo a svincolarci da tutti questi meccanismi di mercato e di speculazione di mercato che in questi ultimi anni sono diventate quasi incomprensibili. Quindi
quindi rimanere al più al di fuori possibile da questa speculazione è sicuramente un grossissimo vantaggio, forse fondamentale e basilare per proprio per il guadagno dei nostri clienti, per la sopravvivenza di alcune aziende, perché veramente ci si trova in alcuni casi in difficoltà con la soia e con le materie prime ai prezzi attuali, veramente bisogna cercare di trovare la soluzione migliore per avere quell'efficienza alimentare che noi consideriamo da tanti anni e utilizziamo come parametro fondamentale nella gestione dei nostri clienti, quell'efficienza alimentare portata veramente al massimo, e da lì anche l'IOFC, l'income over fit cost, cioè quanto ti rimane in tasca per ogni litro di latte prodotto. Assolutamente sì. È chiaro che per quanto riguarda il sorgo da granella, nell'eventualità in cui decidessimo di andare a effettuarne pastone, dobbiamo dedicare delle superfici sicuramente maggiori rispetto a quelle che dedichiamo per il pastone integrale o di granella di mais, perché come diceva Daniele prima, le rese sono leggermente inferiori. Però personalmente, per i vantaggi in termini economici e anche dal punto di vista sanitari, io è un'opzione che prenderei assolutamente in considerazione. Certo. Daniele, tu hai qualcosa ancora da aggiungere? Devi andare avanti con la tua presentazione. No, io in realtà la presentazione l'ho finita. Non so se ci sono delle domande da parte dei... Allora, le abbiamo seguite un po' tutte, forse me ne è sfuggita qualcuna, non lo so. Ecco qua, c'è una domanda, dice: il contenuto proteico degli insilati di sorgo e nutrimento... Poi ci sono dei puntini, ovviamente il sorgo non è che ha come prerogativa principale quello di fornire della proteina, l'aspetto più interessante è quello dell'apporto amidaceo, di zuccheri o di fibra digeribile. Magari Lorenzo... Almeno per quanto, allora sicuramente sì, per quanto riguarda i bicolori in generale, tutti gli ibridi da trinciato diretto, potrebbe essere un discorso interessante... per quanto riguarda quelli da sfalcio, quindi tipicamente i Sudan, però in questo caso andrebbero sfalciati molto velocemente e quindi è una tecnica un po' rischiosa. Diciamo che puntare a un tenore proteico più elevato sul sorgo è un po' secondario. Io mi orienterei sul sorgo in primis proprio per le caratteristiche, come dici tu giustamente, di elevata digeribilità della fibra, ma soprattutto di appetibilità, perché molte volte va sottovalutata questa cosa, ma nella realtà il fatto di avere in azienda un foraggio appetibile, che poi sia fieno, sia fasciato, sia insilato, è fondamentale. E nel sorgo abbiamo visto che riusciamo ad arrivare, soprattutto nei mesi estivi o in delle situazioni più critiche, a tenere l'ingestione molto più alta rispetto a un razionamento normale in cui non era presente. Quindi sì, guardiamo i valori nutritivi, tra cui anche la proteina, ma in maniera secondaria rispetto ad altri. Grazie Lorenzo. Quindi giusto per fare un piccolo riassunto, noi questa sera abbiamo parlato di sorgo che è una categoria molto ampia, avete spiegato molto bene come sono diversi tipi di sorgo, sorghi da sfalcio, sorghi da insilato e sorghi da granella. Quindi parliamo di tre categorie, di tre macro categorie all'interno della voce sorgo. Ad ogni categoria è più adatto un areale piuttosto che un altro, un utilizzo all'interno dell'orazione piuttosto che un altro, quindi ad ognuno bisognerà cucire un vestito su misura, in poche parole, ecco, ognuno avrà la propria varietà da scegliere, e questo è fondamentale. Come abbiamo detto all'inizio, è fondamentale scegliere l'inoculo giusto, l'additivo microbiologico piuttosto che l'additivo chimico, per ottenere il risultato nella conservazione dei nostri foraggi, che sia l'oietto di questo periodo, che siano i miscugli cereali, che sia il sorgo quando verrà insilato. Ecco, come è fondamentale scegliere l'additivo giusto, chimico, microbiologico, alla stessa maniera è giusto scegliere la varietà corretta per ottenere quello che vogliamo poi ottenere. Come diceva giustamente Lorenzo Gentile, sottolineava il fatto di come sia importante avere l'obiettivo da raggiungere: voglio fare fieno, voglio fare insilato, voglio fare granella, e da lì si inizia questa strada e la si persegue, la si porta fino in fondo. E sicuramente, se gli obiettivi sono stati posti in maniera corretta, sono state fatte le giuste scelte a monte, il risultato è garantito. Ditemi se ho riassunto bene un pochettino
il concetto, grazie. Ecco, e quindi se c'è qualcun altro che deve fare domande, noi siamo ancora qua. È un po' tardi e siamo anche noi stanchi perché questa mattina che siamo in bar. E domani Daniele sarà mio compagno di giro nelle zone della Lombardia, quindi domani mattina Daniele verso le 6 sarai sicuramente a Lodi pronto per partire. Ah certo. Bene dai. E allora, se non ci sono domande, c'è da dire e ringraziare soprattutto le persone che ci sono state stasera effettivamente, che hanno partecipato a questa diretta, che ogni giorno ci accolgono anche in azienda, perché effettivamente si può parlare, alcuni clienti si sono anche fidelizzati, ormai sono diventati anche degli amici, quindi è anche giusto ringraziarli se hanno speso una parte o anche tutto anche il loro tempo questa sera ad ascoltare magari una cosa ripetitiva che magari gli ho detto la settimana scorsa, diciamo così. Quindi da capo del settore agronomico ringrazio tutti diciamo i nostri clienti a nome di tutti, anche a nome dell'azienda, e che dire, facciamo una prova e eventualmente vediamo come va, ma penso che i nostri prodotti diciamo sono già collaudati da anni, va bene. Quindi sì, siamo in una botte di ferro, sono contento se li provano, e se ce ne sono di persone nuove è giusto seguirle e lo faremo con molto piacere, io e i miei colleghi praticamente, che sia il dottor Gentile. Sì, perché ecco perché noi siamo qua in tre che stiamo parlando, però dietro c'è tutto un gruppo, no? C'è tutto un gruppo di collaboratori distribuiti su tutta Italia, verso tutto il mondo forse, quindi sicuramente su tutta Italia e avremo la giusta indicazione per tutti. E oltre al grande gruppo, diciamo anche un gruppo molto giovane e molto competente soprattutto, diciamo così. Quello senza ombra di dubbio. Io devo ringraziare anche voi perché alla sera alle 8:30, alle 9, mettersi a parlare in diretta Facebook non è una cosa semplice, perché uno ha alle spalle la giornata di lavoro, riconcentrarsi alla sera per dire delle cose assolutamente sensate e importanti dopo cena non è una cosa banale. Quindi io ci tengo veramente a ringraziarvi tantissimo, perché il vostro contributo è stato fondamentale. Ecco. Qua non vedo altri commenti, quindi io chiuderei anche questa diretta. Cosa dite? Sì, io Giuseppe mi associo brevemente ai ringraziamenti di Daniele, anche perché ha detto una cosa veramente bella e giusta, cioè il fatto che se siamo qui oggi e se riusciamo a proporre un catalogo nuovo tutti gli anni, perché dobbiamo dire grazie agli allevatori e agricoltori che in questi anni ci hanno ospitato e ci hanno fatto provare le varietà, perché comunque il sorgo è solamente negli ultimi anni che ha avuto un grande successo, ma di polvere ne abbiamo mangiata tanta, soprattutto i primi anni quando lo proponevamo dal punto di vista del razionamento, perché alla base di tutto c'è questo: noi come azienda facciamo nutrizione, quindi il nostro catalogo è snello, non ci sono tante varietà, ma sono quelle che per noi risultano le migliori dal punto di vista nutrizionale, alimentare. È chiaro che poi anche in termini produttivi selezioniamo gli ibridi più forti, però di base c'è questo, una scelta negli anni, in base a tante prove, a tante giornate spese in mezzo ai campi, di varietà ideali per l'alimentazione del bestiame. Grazie Lorenzo. Io devo ringraziare, qua vedo il commento, sono contentissimo, c'è anche Filippo il contadino Boffelli qua che ci sta seguendo. Voi l'avete conosciuto, Daniele lo conosce, è un allevatore che Daniele Zaramella lo conosce, è un allevatore che si espone molto anche sul discorso della valorizzazione del latte, delle proprie produzioni, e lo fa proprio con il cuore. Io lo conosco di persona e veramente si espone di persona a volte in situazioni anche scomode, quindi che sia qua stasera a seguirci mi fa piacere. Ciao Filippo. Bene dai, vi saluto, chiudiamo tutto e andiamo a riposarci, cosa dite? Buona serata a tutti, buonanotte. Buonanotte. Buona serata. Ciao.